Bene, so che adesso siete tutti tentati dalla fuga. Fammi dire solo questo prima che mi scappino tutti. Ma stiamo per raccontarvi una cosa che non sentirete da nessun'altra parte, e sulla possibilità di utilizzare i metalli non come materiale da costruzione, come siamo abituati a pensarli, ma come sistema di stoccaggio dell'energia. In particolare parleremo dell'alluminio, ma parleremo anche di altri metalli, ed è un'alternativa, se così vogliamo dire, all'idrogeno, altre forme di stoccaggio, che ha dei numeri estremamente interessanti. Adesso alcuni stanno cominciando anche a guardarci seriamente. Mi hanno appena detto che al Politecnico di Milano si sono svegliati. E quindi abbiate pazienza, vi consiglio insomma di non perdervi questo intervento. Intanto vi presento gli ospiti. Possiamo partire? Avete bisogno di caricare le slide? Gli serve il PowerPoint? Allora, facciamo una cosa per non far fuggire tutti. Noi iniziamo e poi nel frattempo risolviamo il problema del PowerPoint. Allora. Sì. Allora. Sì, io mi scuso con Linda Barelli se io attaccherei così, come dire, teniamo l'attenzione per quanto possibile del pubblico. Allora, intanto vi presento il primo ospite a questo punto, che è Stefano Passerini, che è direttore dell'Helmholtz Institute di Ulm presso il Karlsruhe Institute of Technology, che è una specie di MIT tedesco, possiamo, o IIT tedesco, non so come possiamo. È un'università tecnica comunque, no? Tipo politecnico sostanzialmente. L'Helmholtz è l'associazione degli ex centri nucleari tedeschi, che adesso però si è trasformato praticamente in un mega centro di circa 4 miliardi di euro l'anno di Di finanziamento finanziamenti, statale. ecco insomma, e già questo dice qualcosa. Ed è coordinatore di un progetto che si chiama Stories, che tra l'altro proprio in questi giorni sta facendo qui a Padova, e quindi siamo riusciti ad acchiappare Stefano Passerini, uno di quei momenti in cui tutta la comunità scientifica che gira intorno a un progetto si ritrova per discuterne e quant'altro. Allora, qual è la prospettiva della quale parliamo? Ve l'ho accennato. E allora iniziamo a spiegare perché questa prospettiva è interessante a partire da quelli che sono i problemi, come dire, il problema numero uno della transizione energetica, che di fatto è lo stoccaggio. Noi parliamo sempre di transizione dai fossili ai rinnovabili, ma facciamo anche una transizione da fonti di energia programmabili, quindi decidiamo noi quando accenderle e spegnerle, a fonti di energia che non lo sono più. E questo implica che cosa? Beh, sì, appunto, il vero problema non sono le energie rinnovabili, ne parlavo anche un paio di giorni fa a investitori e fondazioni bancarie. Il vero problema della transizione energetica è l'accumulo di energia, perché al momento, ovviamente, quando arriva l'inverno freddo e non molto ventoso, e poco soleggiato, abbiamo il vero problema è che dobbiamo avere l'energia accumulata da qualche parte. Al momento bruciamo petrolio, Linda, vieni pure. Al momento bruciamo petrolio e gas quando ci serve, ma nel futuro questo non lo potremo più fare, come si sta parlando in questo evento 2050, appunto ci sarà la decarbonizzazione del sistema energetico europeo, praticamente non ci permetterà più di utilizzare né gas né petrolio. E quindi avremo bisogno di questo accumulo di energia per garantirci degli inverni caldi e Tra l'altro, un tema delle che di estati questi fresche. tempi, con altri combustibili e con altre fonti di energia, abbiamo capito essere un tema così rilevante. Ecco, intanto presento Linda Barelli, responsabile laboratorio Celia Combustibile, presso l'Università degli Studi di Perugia, dove è professoressa di macchina fluido e sistemi Buonasera. energetici. Anche lei lavora con l'idrogeno, tra l'altro, Sì, e con le celle a come no? combustibile. Quindi non è che parlare di usi alternativi escluda, come dire, l'interesse per l'idrogeno. Quindi il problema è lo stoccaggio. Facciamo capire, se riusciamo, le dimensioni di questo problema, cioè quanta roba, quanta energia dovremo mettere via, ordini di grandezza, non chiedo un numero preciso, da un
non so, l'estate per l'inverno, per capirsi, perché questo sarà un po' il... Ok, allora, qui abbiamo una prima conticino di quella che deve essere la stima della superficie fotovoltaica per garantire il fabbisogno di energia primaria europeo all'anno. Sembra un grande numero, ma poi è un numerino che più o meno corrisponde a un pezzettino della Grecia, la zona mediterranea, quindi una striscetta lì, sulla Sicilia, la Grecia. Non è un numero elevatissimo. Se andiamo avanti, vediamo, forse è più familiare per noi parlare dell'Italia, e la stessa, diciamo, obiettivo, quindi il soddisfacimento dell'energia primaria italiana annuale, sarebbero necessari circa 6.000 km quadrati di pannello fotovoltaico. Qui possiamo avere un riferimento. Il territorio urbanizzato in Italia sono circa 22.000 km quadrati. Possiamo andare avanti. E vediamo anche un po' uno split di questi 22.000 km quadrati. Quindi, insomma, 6.000 km quadrati rispetto a 22.000 ci può stare. Possiamo andare avanti. E va bene, questo è quello che dicevate prima. Vogliamo più energia rinnovabile, però a un certo punto piove e non c'è il vento, e questa energia, se non l'abbiamo conservata, poi ci manca. E questo è il problema. Quindi l'energia rinnovabile, abbiamo scoperto che non c'è problema a produrla, quella che serve c'è, ci sono le tecnologie, quindi si può fare, andiamo avanti. Il problema invece è conservarla. E qui, sia per il caso europeo che per il caso italiano, c'è uno studio, vedendo quello che è la, diciamo, disponibilità temporale della risorsa, di quella che dovrebbe essere quella che è la domanda di accumulo, sia sul medio termine che sul lungo termine. Quindi accumulo medio termine l'intraday, lungo termine lo stagionale, quello di cui diceva prima Stefano. Quindi abbiamo, per il nostro caso italiano, ad esempio, fabbisogno stagionale circa 400 terawattora di accumulo, che è tanta, tanta roba. Andiamo avanti? Va bene. Qui, clicchi, clicchi ancora, così la completiamo tutta. E faccio... Ok. Qui, in questo grafico, abbiamo un po' tutti quelli che sono i vettori energetici canonici, quindi vediamo anche i combustibili fossili, e anche quelli che oggi sono individuati come l'idrogeno, insomma, come i vettori alternativi del futuro. Li vediamo in un grafico in cui abbiamo in ascisse la densità energetica gravimetrica, cioè quanta energia c'è nell'unità di peso, in ordinate quanta ce n'è per unità di volume. Perché introduciamo il volume? Voi siete abituati a sentir parlare della densità energetica con una prospettiva un po' automotive, e quindi che ci serve tanta energia per unità di massa. Quando parliamo invece di accumulo di energia per lo stazionario, non è più il fattore limitante la massa, ma è il volume disponibile, anche perché vedremo che poi si traduce in un'occupazione di suolo consistente. Ok? Quindi noi cosa vi proponiamo? Vedete che l'idrogeno, che vedete di giù in fondo a destra, ha un'altissima energia gravimetrica, ma una bassissima densità energetica volumica. Quindi ci vuole, nell'unità di volume, ci va pochissima energia. E questo è il problema dell'idrogeno di oggi, con cui già stiamo facendo. Perché facciamo un esempio. Se io devo portare in giro, lo pompo in dei tubi, esistono gli idrogenodotti, però non sono i metanodotti. No. Ecco, non è che uno prende il metanodotto e ci infila l'idrogeno. Hanno un costo elevatissimo. Ecco, appunto. È un'infrastruttura che non esiste. Però se no, uno se lo deve portare in giro, diciamo, su un camion o su un treno. A questo punto è vero che l'idrogeno è leggero, per esempio, ma le bombole in cui si mette non sono altrettanto... Sì, ma... Cioè ha bisogno di 10 camion per portare in giro quello che prima magari portavi in giro con un camion di benzina, con un'autobotte. Cioè, comunque, sempre per fare un paragone con l'autobotte, il gasolio ha una densità energetica di 10 kWh litro, l'idrogeno compresso a 700 bar ha una densità energetica di 1,4 kWh litro, quindi 10 a 1,4. Quindi siamo con l'autobotte. Più a 6 che a 1,10, però se ci mette anche il volume di quello che serve per contenere l'idrogeno arrivi a 10. Ecco, certo. Insomma. Ok, questo per dare, diciamo, un ordine di grandezza. Allora, noi cosa proponiamo? Proponiamo di utilizzare i metalli reattivi, li vedete là, in verde.
E in particolar modo, tutti questi metalli reattivi hanno una caratteristica, sono molto, lo dice il nome stesso, sono reattivi, quindi reagiscono, e questo va bene per un carrier, perché deve reagire per rilasciare l'energia che contiene, e hanno anche altre, diciamo, alcuni di questi hanno delle caratteristiche, diciamo, che li rendono dei buoni candidati. In particolare vi parleremo dell'alluminio oggi, e poi del sodio. L'alluminio, lo vedete lì, ha una densità energetica volumica di circa 24. Questo? Sì. Quindi rispetto all'idrogeno, che dicevamo prima era 1,4 a 700 bar, se lo consideriamo liquefatto diventa, se non erro, 2,3 la densità energetica, quindi 10 volte l'alluminio rispetto all'idrogeno liquefatto. L'alluminio è anche un materiale semplice da gestire, cioè il trasporto dell'alluminio, non so quante migliaia di navi nell'anno vengono, attraversano, insomma, il globo da una parte all'altra. Quindi diciamo, c'è tutta una supply chain sviluppatissima. Diciamo che l'alluminio non è un problema stoccarlo, lo lasci lì, può stare anche sotto la pioggia, non succede assolutamente niente. Allora uno dice, quelli sono fatti d'alluminio. Allora uno dice, ma allora non usiamo l'alluminio perché, come dire, energeticamente la cosa non funziona. Ci sarà un motivo per cui non ci abbiamo ragionato su questa roba? Semplicemente è un concept diverso, quindi è solo questo. Nel 1973, 74, 75, crisi energetica, subito partirono delle prime ricerche sull'utilizzo dei metalli reattivi come sistemi di stoccaggio, immediatamente abbandonate appena rientrò la crisi del petrolio sostanzialmente. Quindi ci sta che uno ci pensi, come dire, non è una cosa strana. Ok, quindi facile da gestire, sicuro, non tossico, non c'ha nessun impatto ambientale. Se io ho un accumulo di alluminio sul terreno non succede nulla. Qui ci sono degli esempi che forse danno idea. Allora, un campo da calcio coperto da uno strato di 7 metri circa di alluminio corrisponde a un terawattora. Cioè, il fabbisogno elettrico italiano annuale è di circa, adesso non ricordo, erano circa 300 terawattora. Quindi 300 campi da calcio ricoperti con 7 metri d'alluminio. Ok? No, non so se è chiaro, È una cosa mostruosa se ci pensate bene. Voi immaginate che noi consumiamo miliardi di metri cubi di metano ogni anno, milioni e milioni di barili di petrolio. Qui stiamo parlando di un volume veramente piccolo, sostanzialmente, e l'idea di stoccare in 300 comuni italiani uno spazio come questo con un capannone non mi sembra una roba complicata. Voi immaginate cosa vuol dire mettere via la stessa quantità, un volume 10 o 20 volte superiore, di bombole a 700 bar, oppure di un liquido a 253 gradi sotto zero, che oggi credo venga trasportato come trasporto speciale. Credo che se si porta in giro idrogeno liquido, oggi come oggi è considerato un trasporto speciale, tipo con la scorta o quasi. Insomma, questo per dire il confronto fra cosa viene fatto dal punto di vista logistico. Cioè, è vero che l'idrogeno è fantastico dal punto di vista chimico come vettore energetico, ma dal punto di vista logistico è un serio problema, diciamo, no? Ok, e un altro esempio, per, diciamo, vicino a noi. Un metro cubo di alluminio ha un quantitativo che eccede quello che è il fabbisogno di una villa, insomma, con fabbisogno annuale. Quindi, ecco, un metro cubo in cantina, non credo che nessuno di noi potrebbe avere dei problemi o una percezione, insomma, anche di pericolo, perché, insomma, con l'alluminio ci fa tante cose, lo tocca. Ci mangiamo dentro, ci cuociamo la frittata. Ecco, quindi, possiamo andare avanti. Grazie. Qui c'è un po' un conticino di quello che sarebbe per soddisfare, abbiamo calcolato prima circa 400 terawattora di fabbisogno di accumulo di energia. Sempre, diciamo, stiamo tentando di soddisfare il nostro fabbisogno primario di energia annuale, ci vogliono 400 terawattora di accumulo stagionale, e ci sono un po' di conticini che portano alla determinazione del volume dell'accumulo, è la riga quella in blu. Ovvio che quel rapporto, diciamo, sulle densità energetiche, qui un po' modificato anche in relazione alle efficienze dei processi con cui riestraggo l'energia
dai vari vettori e portano poi a un rapporto estremamente favorevole per i metalli reattivi rispetto all'idrogeno. Posso fare un commento molto semplice, perché poi le persone sono abituate a vedere gli oggetti. Se voi guardate quei rettangoli sulla parte sinistra per voi, il quadratino in basso è l'equivalente, diciamo, dell'alluminio, mentre quello a sinistra è l'idrogeno compresso. Quindi comparate, non so, un appartamento, una villa con un palazzo. Queste sono le differenze poi in termini di occupazione necessario, proprio fisica, al di là delle complicazioni di gestire due cose molto diverse. Al di là delle complicazioni, perché un metro cubo d'alluminio probabilmente in quella struttura lì su ce ne saranno un paio, nessuno di noi si preoccupa minimamente. Se mettessimo questo cubo pieno di idrogeno compresso o liquido, scapperemo tutti quanti. Questo è il punto, nessuno vorrebbe un accumulo del di genere, fianco a di vicino casa o sotto casa. Ok, abbiamo fatto anche un conticino di quello che è l'equivalenza in milioni di barili, no? Per riprendere anche quello che era il titolo, quindi ovviamente poi i rapporti sono gli molto stessi. Molto interessante, eccolo sono gli qua, stessi. 132 contro 2009. Ecco, ricordiamo una cosa per completezza però, l'idrogeno non è necessariamente, cioè come dire, si può conservare trasformando, usando l'idrogeno per produrre altre molecole reattive. Uno può produrre ammoniaca, l'avete messa lì, ma uno potrebbe produrre un biocarburante solare. Certo, deve poi avere la CO2, deve avere una CO2 neutra ambientalmente, perché se la prende da un combustibile fossile siamo da capo. Però, come dire, esistono alternative. Perché dovrebbe essere comunque meglio usare l'alluminio rispetto, non so, un biocarburante, che in fondo è una cosa che sappiamo, cioè uno fa il DME, lo mette in un serbatoio, lo brucia con un combustibile. È comunque più denso e anche l'efficienza di ciclo complessiva. Eccoci qua. C'è un passaggio in più, cioè dalla sintesi del carburante a partire dall'idrogeno per fare il C-fuel. Microfono. E quindi, sì, insomma, ricordiamoci che noi stiamo parlando di usare elettricità da rinnovabili per produrre idrogeno. Questo idrogeno viene messo da qualche parte, quando serve di nuovo elettricità si prende l'idrogeno, lo si butta in una cella combustibile, questa produce elettricità. Ovviamente quando passiamo dall'elettricità all'idrogeno perdiamo una parte dell'energia, un 40% ce lo perdiamo nel primo passaggio. Il passaggio successivo parte da quel 60% e ancora una volta ce ne giochiamo il 40%. Quindi alla fine dell'energia elettrica che abbiamo buttato dentro all'inizio, fuori ne tiriamo il 35-36%. Se nel frattempo l'idrogeno l'abbiamo mantenuto, diciamo, a pressione atmosferica, cioè se ce lo siamo inalato fondamentalmente, l'abbiamo ributtato dentro. Se già dobbiamo comprimerlo, liquefarlo, un'altra parte di energia, e non poca, se ne va in queste operazioni. Certo. L'alternativa dice, invece di metterlo via così, lo trasformiamo in un altro combustibile, ma anche questa è un'operazione che mangia un pezzo di efficienza del ciclo. E siamo lì, 20%, 30%, sì, se lo mangia. Sì, più o meno, ancora, sì. No? Quindi stiamo capendo che usare un metallo non è detto che sia, come dire, in perdita energeticamente, più facile da conservare, ma probabilmente anche l'efficienza non ha nulla di particolare l'efficienza adesso, anzi, qui non forse, c'è. Forse, poi adesso vedremo. Qualcosa più, qualcosa più. Comunque. Andiamo avanti. Andiamo un po'. Ok, qui allora vediamo, abbiamo visto per una serie di motivi che l'alluminio può essere, diciamo, un'alternativa o comunque un altro carrier da affiancare all'idrogeno. Vediamo come può essere riconvertito in energia. Allora ci sono due vie, o la via elettrochimica o la via termodinamica. Quello che vedrete adesso è la via termodinamica, perché è più, anche se ha un'efficienza più bassa, è più idonea a, diciamo, applicazioni di larga scala come quelle di cui stiamo ragionando ora in questa sede. Sì, nell'immediato ovviamente, poi è la via elettrochimica, dopo ce lo dice. Esperto di batterie qui. Ok, quindi io adesso prima vi parlo della parte, diciamo, termodinamica. Termodinamica perché? Perché sostanzialmente, come si fa con i combustibili convenzionali, si ossida l'alluminio, si passa attraverso la produzione di calore. Diciamolo così. Sì, si brucia, sì, si brucia. Si passa attraverso la produzione di calore, ma non solo calore, perché se l'alluminio viene bruciato in un ambiente con acqua, con vapore, e non con aria, con ossigeno,
l'alluminio produce calore e idrogeno, quindi non è solo un carrier energetico, ma è anche un vettore di idrogeno, cioè posso produrre l'idrogeno se mi serve, quando mi serve e dove mi serve, senza doverlo trasportare e accumulare. Lì c'è la reazione chimica, no? Sì. Acqua, alluminio, l'alluminio si acchiappa, scusate se la dico così, però si acchiappa l'ossigeno dell'acqua e rimane l'idrogeno della molecola d'acqua. E quindi uno quando brucia l'alluminio ottiene calore e idrogeno. Idrogeno e allumina, che sarebbe l'ossido, che poi vedremo ci permette di avere anche un approccio circolare. Perché come lo si produce questo alluminio? Di questo non ci dobbiamo preoccupare da un punto di vista tecnologico, perché esiste già un ciclo industriale, si chiama Olerol, il processo, tra l'altro che per diciamo quella che è la decarbonizzazione dell'industria metallurgica ha già delle tappe, una roadmap di sviluppo, e a brevissimo sarà una produzione CO2 free e senza diciamo anche altre schifezze che vengono prodotte, per l'utilizzo di quella che vedete lì scritta anodi inerti non carboniosi, quella tecnologia là, che già a livello di pilota, già dalla Alcoa, insomma, se cercate diciamo in internet troverete. Sì, non è diffusa, ma è una tecnologia che si sa che funziona, è stata sì, sperimentata. Tra poco insomma. Sarà a livello industriale. E, quindi ecco, quel ciclo, l'Olerol, parte dall'allumina, e fa la riduzione per via galvanica d'alluminio metallico. Quindi siccome il processo termodinamico, la combustione, diciamo così, riproduce l'allumina si riporta in testa al ciclo di produzione, quindi c'è anche, non intacca le riserve di materiali, sebbene non in minerale, insomma la bauxite non è... Quindi uno dei concetti fondamentali è che se vogliamo creare un sistema per stoccare grandi quantitativi di idrogeno, dobbiamo costruire grandi quantitativi di elettrolizzatori. Se vogliamo stoccare grandi quantitativi di alluminio, abbiamo già gli impianti che lo fanno. Vanno modificati con tecnologie esistenti, ma di fatto riattiviamo un'industria che c'è già, riattiviamo impianti che magari sono stati fermati, noi abbiamo espulso l'industria dell'alluminio dal continente perché è energivoro l'alluminio. Ma in questo caso il fatto che sia energivoro è un vantaggio. Un è energivoro perché richiede tanta energia per essere prodotto, ma poi te la restituisce quando lo bruci, no? E Avete capito che non sto facendo il moderatore, sono una parte in causa. Me ne scuso, ma credo veramente che sia una roba di cui sì. a cui dare visibilità. Va bene. Poi ci dirà come da un punto di vista elettrochimico, ovviamente se uno non passa attraverso il calore ma produce direttamente l'energia elettrica ancora meglio. Se quella voglio produrre meglio possiamo andare avanti. Questo un po' è la traduzione di quello che volevo spiegare prima, quindi abbiamo la produzione di energie rinnovabili, il ciclo Olerol che quindi viene alimentato da energia verde e produce l'alluminio che serve diciamo come carrier. Questo alluminio quando serve può essere diciamo riconvertito e produce calore e idrogeno. Sia calore che idrogeno possono essere usati tal quali oppure riconvertiti in potenza elettrica. Ok? Quindi questo è un po' diciamo il cosiddetto power to X. Mi permetto di fare una piccola aggiunta su questo concetto che è molto semplice. E l'aggiunta è, noi abbiamo sviluppato questo lavoro per le stazioni di rifornimento di veicoli a batterie o cella combustibile da disporre lungo le autostrade, perché questo sarà uno dei grandissimi problemi del futuro, come ricaricheremo i nostri veicoli, dovremmo ricostruire tutta una rete oppure per esempio possiamo usare l'alluminio. L'aspetto è così interessante che proprio questa mattina insieme alla Ferrari che fa da capofila, la Ferrari della Formula 1, abbiamo presentato una proposta di ricerca, una richiesta di finanziamento al MITE per sviluppare questo sistema, le parti ancora non tecnologicamente sviluppate. Speriamo che ce lo finanzi. Perché il distributore, un distributore dovrà rifornire sia veicoli elettrici che veicoli a idrogeno, e l'alluminio consente di fare tutte e due in pratica, no? Sì. Posso fare un addendum relativamente all'Italia perché mi ricordo i numeri, adesso a livello europeo me li ricordo parzialmente. Di base l'infrastruttura per la mobilità sostenibile non esiste in Europa, quella all'idrogeno
praticamente non esiste, tranne qualcosina, ma un conto quando parliamo delle singole stazioni, un conto quando parliamo di quello che è un'infrastruttura che deve sostituire quella convenzionale, quindi in quest'ottica non esiste. Per quello che riguarda anche l'infrastruttura elettrica, sì, ci sono le colonnine urbane, ma considerate che in Italia ci stanno circa 30.000 punti di ricarica ad oggi, che soltanto in al 2030 dovrebbero salire di un ordine di grandezza. E di questi circa 30.000 più o meno, insomma, punti di ricarica esistenti, sopra 50 kW, quindi parliamo di quella che sarà la tecnologia futura di ricarica, abbiamo circa 600 punti in tutta Italia. Okay, quindi praticamente possiamo dire che non esiste nemmeno l'infrastruttura di ricarica elettrica, soprattutto quella nelle grandi arterie autostradali, quella non esiste in tutta Europa. Quindi andiamo avanti, ma comunque è un problema perché si parla di veicoli elettrici, ma e questa è la soluzione. È la soluzione perché questa infrastruttura di ricarica deve essere, dobbiamo evitare uno che diventi un altro carico, come sono tutti i carichi, quindi... Sì, che va random, un altro peso sulla rete elettrica. E anzi, in questo caso, cosa proponiamo? Proponiamo delle stazioni che abbiano un accumulo di alluminio e quindi abbiano ampia, grande capacità, grande autonomia, perché altrimenti con l'idrogeno il risultato qual è? È quello di avere idrogeno che viene trasportato coi pacchi bombolari, questa è la magari prodotto da steam reforming del metano. Può essere prodotto anche sul posto, ma come dire, poi lo te lo devi stoccare e torniamo al problema precedente, che comunque è dispendioso energeticamente lo stoccaggio. Ma questo è un problema, perché recentemente c'era un articolo letto del Corriere della Sera che parlava della tecnologia, quella della pirolisi del gas naturale, è un brevetto di Piacenza, mi sembra, del sistema di rifornimento, e in India realizzeranno l'infrastruttura, non so quante stazioni faranno con quel sistema, perché non esiste l'infrastruttura e l'idrogeno ha questi problemi di accumulo e trasporto. E l'India produce un sacco di alluminio, aggiungerei. Ecco, lì invece si attaccheranno all'infrastruttura del gas naturale e faranno la pirolisi del gas naturale per produrre idrogeno senza emissioni di CO2, perché fanno H2 e C, grafite, per poi sotterrare C. Quindi è una bestemmia, perché io parte del contenuto energetico lo sto sotterrando di un qualcosa che, con i problemi che ci sono oggigiorno, lo sotterro. L'approvvigionamento è un po' dura. Possiamo andare avanti. Ok, qui un passo indietro. Questo è un confronto nell'applicazione power to power, quindi dove io riproduco tutta energia elettrica. E lì c'è una valutazione dell'efficienza di ciclo di circa il 35%, 35-36%. E ci sono i confronti con quelli che sono gli stessi valori nel caso io utilizzi idrogeno o utilizzi altri, carrier, altri combustibili di sintesi che, come prima diceva Maurizio, si possono produrre i cosiddetti C-fuels. Cioè i combustibili che a partire dall'idrogeno produco con Fischer-Tropsch, metanazione, insomma utilizzando CO2. E vedete, non c'è solo l'efficienza di ciclo, ma c'è anche la densità energetica volumica, ovviamente. Ecco, da quei numeri, insomma, credo che sia una buona alternativa, se non altro da investigare e approfonditamente, da approfondire. Poi, tra parentesi, vedete le efficienze di ciclo, come si riducono nei casi dei C-fuel, nel caso in cui io voglia fare cattura della CO2 dall'aria, che poi è la via su cui si va, perché poi la CO2 quando è tanto bella... O arriva da lì, ma è questo... Quando la cerchi non c'è. O arriva da lì, oppure non abbiamo risolto il problema. Se ci mettiamo dentro, se tiriamo fuori il carbonio dal metano fossile, poi lo rimettiamo per farci il carbonio solare, saremo alla follia completa, non so come dire. Rifare il metano partendo dal metano sarebbe veramente un'idea curiosa. Andiamo avanti. Andiamo anche all'ultimo scenario. Qui c'era la parte di cui parlavamo prima, e quindi la stazione di rifornimento. E qui sotto vedete, ho riportato, non si leggerà, ma due documenti recenti, una dell'International Energy Agency e una della Hydrogen Council,
che praticamente sostengono che l'infrastruttura per la mobilità sostenibile è bene che sia un'infrastruttura congiunta, cioè multi-fuel, multi-tecnologia, per ricarica contestuale di veicoli idrogeni e veicoli elettrici e della via, insomma, a supporto. Passo adesso a Stefano perché c'è il sodio elettrochimico. C'è il sodio elettrochimico e c'è l'alluminio elettrochimico e c'è un'ultima, è una cosa che voglio chiederti subito, è questa. Ecco, su questo scenario, oltre a voi, oltre a chi magari fa un po' di ricerca, non so se possono dire nomi o non dire nomi, no, probabilmente no, ma non è importante, c'è anche qualche azienda che sta, come dire, pensando di mettere in piedi le tecnologie necessarie? Una cosa ci siamo dimenticati di dire, è un po' che seguo questo il loro lavoro, di tutto questo ciclo di cui abbiamo parlato, quindi io faccio l'alluminio, lo uso, lo ribrucio, riprendo l'ossido di alluminio, ci rifaccio l'alluminio, l'unico, manca un solo componente, che è il bruciatore dell'alluminio, no? E questo è il componente che verrà sviluppato all'interno di questo progetto, se finanziato del MITE, presentato dalla Ferrari questa mattina, che è l'unico componente che non esiste commercialmente, perché tutto il resto dell'impianto... Ecco, ci dobbiamo aspettare che questo combustore dell'alluminio sia una roba rocket science o c'è da aspettarci che sia un problema di ingegnerizzazione, diciamo, che gli ingegneri sanno risolvere? È esclusivamente un problema di ingegnerizzazione sul come far entrare l'alluminio nell'ambiente di reazione, come estrarre il prodotto di reazione, evitare l'incrostazione, come estrarre l'idrogeno e via problema. Dicendo. Quindi non è certo, è più, diciamo, scienza avanzata la conversione elettrochimica di cui parliamo adesso, che abbiamo cominciato a studiare per esempio in Germania e sì, insomma, la Germania punterà su questa cosa, è già deciso che ci saranno delle attività, nonostante loro siano i più grandi promotori dell'idrogeno, ma cominciano anche loro a vedere un po' di problematiche. Io personalmente vivo sopra un distributore di idrogeno, il mio ufficio è a 5 metri di distanza da una delle 50-80 stazioni di rifornimento di idrogeno disponibili in Germania e vi garantisco che io ogni settimana vedo arrivare un grosso camion pieno di bombole di idrogeno per rifornire la stazione, che poi rifornisce più o meno 10-15 veicoli a settimana, quindi molto probabilmente converrebbe far andare questi 15 veicoli a diesel, ma comunque voglio saltare questo. Un altro approccio, che comunque è l'approccio elettrochimico, perché è importante? Perché l'elettrochimica garantisce altissime efficienze energetiche, perché non passa per i cicli termodinamici, che è quello che abbiamo visto prima, e quindi generalmente... Quando caricate e scaricate una batteria, riottenete il 95% di quello che avete buttato. Per l'elidio ione si arriva al 95%, per le piombo acido, diciamo, la vecchia molto tecnologia, meno, si viaggiava intorno al 75%. Comunque chapeau, rispetto è sempre piuttosto elevato. E quindi stiamo anche lavorando su questi sistemi. Possiamo andare alla prossima slide? Okay. E questi sono i sistemi che noi chiamiamo le batterie sodio-acqua di mare, questo è il concetto, per cui qual è il metallo reattivo qui? È il sodio, utilizzando una batteria appositamente disegnata noi estraiamo il sale di sodio dall'acqua come sodio metallico, lo possiamo accumulare e quello è il nostro accumulo energetico. Considerate che l'acqua di mare è il composto chimico più abbondante al mondo, è più facilmente ottenibile, basta pomparlo, si estrae sodio, queste sono le reazioni chimiche, non vado attraverso quelle, ma quello che voglio dirvi è che da questo processo di estrazione si ottiene sodio metallico, si ottiene cloro, che magari uno pensa il cloro non è che proprio che ci interessa, sbagliatissimo, l'industria mondiale richiede un aumento di un consumo in aumento del 4% ogni anno, hanno avuto un picco mostruoso con il Covid, perché il cloro è la base di tutti i disinfettanti, certo. E l'altro grande vantaggio, che forse è nella prossima slide, l'altro grandissimo vantaggio è che durante la fase di produzione del sodio si produce acqua desalinizzata, perché togliendo tutto il sale dall'acqua, che è cloruro di sodio, quindi noi leviamo il sodio, leviamo il cloro,
ci rimane acqua desalinizzata, che per le regioni mediterranee è un bene che diventerà sempre più necessario, perché come tutti sappiamo abbiamo sempre più problemi di acqua. Durante la fase di scarica poi, e questo è l'aspetto positivo, cioè quando vogliamo rigenerare energia elettrica dal sodio, la facciamo di nuovo reagire con l'acqua e come vedete si produce l'idrossido di sodio, che sarebbe poi la soda, una cosa abbastanza normale, che spontaneamente lega la CO2, che l'idrossido di sodio lega spontaneamente la CO2 per il processo di carbonatazione che porta alla produzione di carbonato di sodio, che è un materiale inerte. Quindi precipita. Che precipita, ecco, può essere messo sotto terra. Per capirsi, se uno piglia una nave, ci mette sopra un motore elettrico, diciamo elettrica, una nave a propulsione elettrica, e la alimenta con un motore, con una batteria, diciamo, di questo tipo, al sodio, se oggi uno brucia benzina emette CO2 che finisce in atmosfera, anche qua c'è un reflu, e questa NaOH, questa soda, che però non è un gas, ma è una roba che uno può ributtare nell'acqua, perché è da lì che ha preso il sodio e ce lo rimette. Che succede? Che peraltro è uno dei meccanismi di intrappolamento della CO2 terrestre. Studiatissimo. No, c'è proprio la precipitazione dei carbonati sul fondo degli oceani, che è anche la formazione del suolo, no? L'Italia è piena di suolo marino depositato in questo modo. Andiamo per favore alla prossima slide. E per sfruttare tutti questi benefici abbiamo fatto uno studio sulla Sardegna. Perché la Sardegna è una regione speciale, questa è una cosa nuova, Maurizio non la conosce, infatti ha sorpreso anche lui. La Sardegna è un caso speciale perché non è allacciato alla rete del metano, è diciamo energivora, perché ovviamente è energivora. Per esempio c'era l'unico stabilimento di produzione dell'alluminio in Italia era in Sardegna, che notoriamente è una regione isolata, quindi... lasciamo perdere. Ha bisogno di acqua, per esempio nel periodo estivo soprattutto. In ogni caso la Sardegna è una regione considerata piuttosto arida, penso che lo sappiate tutti, ed ha bisogno di una quantità di energia primaria dell'ordine delle 24 terawattora. Quindi è un caso perfetto proprio per l'utilizzo delle batterie sodio-acqua di mare. Se andiamo al prossimo, un click per favore. Perfetto, quindi qui le batterie acqua di mare si adattano perfettamente, perché praticamente le possiamo utilizzare per accumulare tutta l'energia che ci serve nel periodo invernale, quando le rinnovabili non sono a disposizione. E per la Sardegna abbiamo valutato un fabbisogno di circa 4 terawattora. Se andiamo al prossimo, quelli sono i vantaggi che vi ho elencato prima e questi sono i benefici che la Sardegna ne può ricavare. Allora, se vedete in alto c'è il solito grafichetto a casette del volume, diciamo, necessario per accumulare abbastanza energia per l'inverno in Sardegna, e vedete che se usiamo il sodio c'è bisogno di un certo volume, ma se usiamo idrogeno liquefatto c'è bisogno di un volume che è circa 4 volte maggiore, adesso non mi ricordo niente. Sì, sembra a occhio. Se utilizziamo l'idrogeno compresso... 3,5, c'è scritto là sopra. Sì, sì, 6 volte maggiore. Ricordatevi che questi sono i volumi netti, cioè lì stiamo parlando di idrogeno e basta, senza i contenitori, senza tutta l'infrastruttura necessaria. Quando produciamo il sodio metallico, produciamo anche una quantità di acqua desalinizzata enorme che è assolutamente sufficiente a tutto il fabbisogno della Sardegna. Quindi la Sardegna potrebbe diventare un esportatore di acqua desalinizzata verso la Corsica, che ovviamente anche loro la necessitano. E l'altro grande vantaggio, lo vedete in fondo, spero di non coprirlo, è la quantità di CO2 che verrebbe intrappolata dal processo. Questo ce lo ritroviamo proprio come un benefit, ecco, totale, 57.700 tonnellate. Cioè, non so se che io stavo, prima mi sono dimenticato di concludere la frase, cioè oggi una nave brucia un combustibile fossile e emette CO2 che aumenta l'effetto serra. Domani una nave potrebbe, tra virgolette, bruciare, lasciamolo dire così, sodio. Utilizzare sodio, rilasciando come refluo
soda nell'acqua che assorbe CO2. Quindi noi avremo delle navi che vanno in giro per il mondo non aumentando le emissioni ma riducendo le emissioni. Adesso io non so se fatto il computo complessivo usando il sodio si arrivi a emissioni negative, francamente non ne ho idea, però senz'altro è una cosa notevole immaginare che una nave circoli e più circola più CO2 assorbe dall'atmosfera. Certamente. È un ribaltamento completo di quello che... Quindi il sodio metallico potrebbe essere prodotto nei porti sfruttando generatori eolici, sfruttando fotovoltaico, tutta l'energia rinnovabile che è disponibile, accumulato nei porti, accumulato o trasferito nelle navi prima di partire, dopodiché le navi partono e non fanno altro che andarsene in giro per il mondo assorbendo CO2. E notate che il volume di sodio non è poi tanto superiore al volume del combustibile che le navi impiegano, perché il combustibile delle navi è energeticamente non molto efficiente. Penso che sia il peggior tipo di combustibile. Sì, sicuramente, sicuramente. E anche il più inquinante in assoluto, sì, infatti hanno qualità pessima di combustibile. E da qui, diciamo, noi adesso abbiamo solo mostrato, oggi in questa breve chiacchierata, abbiamo solo mostrato i due casi limite dei metalli, ce ne sono tantissimi. L'alluminio, perché è quello che ci permette più facilmente l'accumulo. L'accumulo dell'alluminio è estremamente semplice. In ogni casa moderna ci sono centinaia di chilogrammi di alluminio all'interno, nelle finestre, in tutto. Praticamente. E il sodio, che è estremamente vantaggioso perché praticamente ci permette di fare l'intrappolamento della CO2 permanente, producendo carbonato di sodio, che poi è il meccanismo naturale di intrappolamento della CO2, geologico, geologico, non biologico, sì, geologico, sì, sì, geologico, che porta alla formazione di nuovo su un suolo. Credo, diciamo, le Dolomiti più o meno. Montagne fatte di carbonato di calcio, quello sono CO2, magnesio anche, moltissimo, e magnesio, carbonato, cioè, di calcio, di magnesio, che comunque anche magnesio è presente nell'acqua, cacare, quello è. Non so se abbiamo un'altra, abbiamo ancora slide, un'altra slide, credo, chiedono, che sia questo. Chiediamo. È il motivo per cui io e Linda in verità siamo qui a Padova. Ci sarà dopodomani il meeting del progetto europeo Stories. E questo progetto è fondamentalmente, non è un progetto di ricerca scientifica tal quale, ma è un progetto finanziato dall'Unione Europea per facilitare la formazione di un ecosistema in Europa che si occupi di accumulo di energia. Perché nessuno di noi ha in mente che al momento non esiste accumulo di energia. Noi accumuliamo l'energia, non l'accumuliamo, noi semplicemente tiriamo fuori il petrolio e il gas quando ci servono, approfittando di accumulo che è stato generato dall'ecosistema terrestre in milioni di anni e lo stiamo bruciando a una velocità che lo possiamo completamente esaurire in poche centinaia di anni. Quindi milioni di anni bruciati in poche centinaia di anni è certamente una cosa. Senza considerare tutti i disastri, no, ovviamente ambientali. E quindi questo progetto europeo, se siete interessati, noi cerchiamo stakeholders in tutti i vari campi, proprio perché abbiamo bisogno degli input da tutti i possibili campi, industria, come si dice in italiano, io purtroppo parlo sempre in inglese. In inglese com'è? Sarebbero praticamente coloro che sono interessati a che la sostenibilità progredisca. Quindi, va bene, sì, che, sì, non sì, so, WWF, sì, 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 associazioni, tutto quanto necessario, associazioni che ci riportano nel mondo reale. Bene. E con questo penso che la nostra presentazione... Io credo che ci possiamo fermare qui, penso che vi abbiamo raccontato, che vi abbiano raccontato qualcosa di veramente nuovo, che ci fa riflettere, a mio avviso ci deve far riflettere anche su come affrontare la transizione ecologica, diciamo si debba stare molto attenti nell'affrontare la transizione ecologica nel non farsi, come dire, catturare da una retorica anche della transizione, perché ricordiamoci che ci sono una serie di soggetti che diciamo, alcuni per ragioni ideologiche, io trovo che oggi sia uno dei problemi più grossi che abbiamo, cioè siamo dentro un meccanismo retorico da una parte alimentato per ragioni ideologiche da soggetti, appunto, dall'altro alimentato invece da interessi, per cui non sempre riusciamo a mettere a fuoco il vero spettro di opportunità che si apre con la transizione ecologica e rischiamo di concentrarci su alcune cose, solo su alcune, non perché siano la soluzione migliore, ma perché fa più comodo a qualcuno
oppure perché risponde, come dire, ormai l'ideologia ha preso il sopravvento, e perché chi ovviamente il tentativo di tutte le industrie sarà comprensibilmente quello di fare la transizione col minor cambiamento possibile. In alcuni casi è realistico, in altri probabilmente se accade ne paghiamo noi le conseguenze, diciamo così, no? Sì. Volevo solo aggiungere una cosa che mi sono dimenticato di dire. Considerate che l'alluminio è il quinto elemento più abbondante sulla Terra e il sodio mi pare sia il nono o il decimo. No. Per fare gli elettrolizzatori per l'idrogeno ci vuole l'iridio. Lo sapete da dove viene l'iridio? L'iridio viene da una cometa che cadde sulla Terra non si sa quando. Ce n'è uno straterellino di un millimetro su tutto il globo. Beh, comunque c'è uno strato così in corrispondenza dei 65 milioni di anni fa, c'è uno strato di iridio che testimonia, tra le altre cose, la famosa caduta dell'asteroide. Beh, e su questo si potrebbe anche, per far riflettere in linea quello che diceva Stefano, noi oggi siamo in una situazione di dipendenza da alcuni paesi con situazioni particolari per un vettore energetico che è il combustibile fossile. Allora, pensiamo bene dove vogliamo andare, perché sarebbe un pochettino irrazionale, un po' particolare, ritrovarsi dipendenti per una materia prima che serve per l'accumulo. Perché se guardiamo bene, poi da partire dal litio, il cobalto, ma l'iridio... Questo è molto è un problema generale. Devo dire su una cosa, però, allora fate così, ne parliamo, al prossimo giro vi racconteremo la storia, magari non con loro, e scoprirete che l'Italia è piena di litio, per esempio. Sì, ma non lo estraiamo. Non lo estraiamo, infatti, ma... Anche su questo, a proposito di transizione ecologica e di retorica, stiamo attenti che un conto, io ho visto intervistati esperti di finanza ai quali si chiedeva da dove c'è il litio, ma questi signori non sanno dove è il litio, sanno al limite da dove proviene quello sul mercato. Ma la transizione ecologica richiederà, tra le altre cose, di estrarre più metalli dalla crosta terrestre di quelli estratti finora, si calcola questo. Se pensiamo che questo possano farlo solo i cinesi e gli indiani e noi col ditino contro gli diciamo anche siete insostenibili, salvo che loro ci recuperano i materiali che servono a noi, questa è tutta un'altra storia che sarebbe bello raccontare, magari lo racconteremo al prossimo 2050. Io intanto ringrazio Stefano Passerini e Linda Barelli.